Benvenuto compare Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un caro amico di Padre Pio TV, Salvatore, che guardando il nostro programma ha voluto scrivere un'email raccontandoci la sua storia. Ecco, raccontateci anche voi la vostra storia, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Nel cuore della Puglia, Salvatore nasce a Lecce, ma poi si trasferì a Torremaggiore, provincia di Foggia, cresciuto tra i corridoi dell'ospedale San Giacomo, dove la mamma lavora per molti anni in qualità di ostetrica. Tutto ebbe inizio nel 1968, quando Salvatore partecipa ai funerali di Padre Pio da Pietrelcina, qui a San Giovanni Rotondo. Lui scrive: "Da quel giorno la figura del frate, si va a radicare profondamente nel mio cuore, diventando così un punto fermo della mia vita." Negli anni successivi Salvatore conosce la donna della sua vita, quindi che diventa poi sua moglie. Inizia una tradizione mensile, ogni 23 del mese visitano la tomba di Padre Pio, rendono omaggio, al loro grande intercessore, al loro grande protettore. Nel 96 la vita li porta a trasferirsi a Modena per motivi di lavoro, ma la presenza di Padre Pio continua a vegliare su di loro come un vero e proprio angelo consolatore, angelo protettore, un angelo custode. Nel 2019, ecco, questa grande devozione viene messa a dura prova quando gli viene diagnosticato un tumore alla prostata. Si reca all'ospedale di Carpi per incontrare lo specialista raccomandatogli, un medico originario della Puglia come lui. Dopo la visita, mentre si aggirano confusi per i corridoi, lui e la moglie a ricerca dell'uscita, un incontro inaspettato che cambia tutto. Davanti ad un piccolo chiosco emerge un'imponente statua di Padre Pio, come se Padre Pio stesso, lui racconta, fosse lì per rassicurarlo, per indicargli la strada, per stare tranquillo. Salvatore racconta un momento di pace, di certezza, di quella presenza che mi accompagna. L'ho avuto in quel momento. Quel medico, proprio scelto con la guida invisibile di Padre Pio, si è rivelato essere un custode della mia salute. Novembre 2021 viene così operato con successo e la sua salute finalmente è preservata. È tutto per me, Padre Pio, racconta Salvatore. Lui continua a vegliare su di me con la stessa dedizione di sempre.